Ho sempre pensato che tutto possa essere descritto e raccontato con la lingua della matematica. Forse è per via del mio lavoro, che ogni giorno prova a convincermi che tutto si riduce a questo. Numeri, semplici numeri. Persino la nostra vita sentimentale può essere sintetizzata con poche cifre. Pensateci, prima di incontrare l'amore della propria vita, una persona in media ha circa 7 relazioni. Di queste, due sono spesso a lungo termine, mentre le altre sono storie brevi, flirt, occasionali o avventure di una notte. Questa persona inoltre si sarà innamorata in media due volte e avrà avuto almeno due volte il cuore infranto. Una questione di statistiche, tutto qua. Eppure, dietro a questi numeri apparentemente semplici, c'è sempre una storia molto più grande. In questo caso quella di Adrian e Carla. La loro è una vicenda molto bella, non lo dico perché ve la sto raccontando io, che sono uno dei protagonisti, ma perché è una storia vera. E le storie vere hanno sempre quel qualcosa in più. È basata su fatti e bugie, realmente accaduti, segreti e sincerità. In fin dei conti, sono i due ingredienti fondamentali dell'amore, no? Dicevo, Adrian e Carla. Due vite che sommandosi in faccia a ogni principio matematico diventano una sola. Almeno finché dura. Già, sarebbe bello avere una ricetta per far funzionare i sentimenti. Sarebbe bello se bastasse seguire le istruzioni su un libro di ricette ingiallito e sporco di cioccolato. Invece no, purtroppo o per fortuna, l'amore è delicato come un soufflé. Bisogna essere concentratissimi e dedicargli tutte le attenzioni del mondo. E se va bene, per qualche tempo non si sgonfierà. Diciamo che conviene mangiarlo in fretta, finché conserva il suo profumo. Il tempo infatti influisce molto sul soufflé come sull'amore. In questo contratto tra cuori, le domande e i dubbi che ci facciamo giocano sempre a brutti scherzi. E quando si parla di amore, statisticamente, la domanda che ci facciamo più spesso finisce per essere: cosa diavolo? Non mi vergogno ad ammettere che mi ci è voluto molto tempo per capire che si tratta della domanda sbagliata. Parliamoci chiaro. Chiedersi cosa diavolo sia l'amore non serve a niente. È utile quanto domandarsi di che marca siano i guanti da forno quando si deve cuocere il soufflé. No, quello che serve è sapere dov'è il forno e quindi dove mettere il nostro soufflé. Quello che serve è sapere chi amare e quindi capire a chi dobbiamo dare il nostro cuore. Tutto il resto viene dopo. Un vecchio detto napoletano recita: se può campà senza sapere perché, ma non se può campà senza sapere per chi. È proprio vero, tutto si riduce a una sola risposta, che in realtà è una persona. Avete mai la sensazione di non avere il controllo sulla vostra vita? A me sì, è capitato. E ho imparato che c'è solo una cosa che può rendere questa sensazione non solo sopportabile, ma anche terribilmente bella. E quella cosa è un buonissimo soufflé.